è lo stesso procedimento che si usa per esempio per la birra, dove le... e si concreta pistacchio. Dai, continuiamo insieme. Un microfono forse aperto. Ci sentite bene comunque? Speriamo di sì. Ci sentite? Sì, sì, si sente. Vai, da qui. Sì, grazie. E quindi cosa succede? Che nell'impasto, come avviene nella birra, come avviene nel vino, come avviene, cioè, sono fermentazioni che producono alcol e anidride carbonica. Infatti un impasto crudo è anche alcolico. Poi quando si mette in forno l'alcol evapora, rimane il gas, l'anidride carbonica, che è un gas che gonfia l'impasto. E come gonfia? Dove diciamo all'interno il nutrimento viene dalla parte amidacea, cioè zuccherina, e la parte dal glutine che mantiene, diciamo, tiene il palloncino che non che si gonfia ma che non deve scoppiare. Infatti il glutine è molto importante perché non deve essere né troppo coriaceo né troppo pesante, sennò il palloncino non si gonfia, e né troppo sottile perché altrimenti il palloncino scoppia. E arriviamo al pane low carb. Questo è il preparato, il nostro preparato derivato altamente proteico, pochissimi carboidrati, base di proteine vegetali, ricco di fibre, ricco di semi, 5,9-6% di carboidrati, vegano, e sono tutti ingredienti naturali, non ha dentro ingredienti chimici. L'alimento principale per detto è il carboidrato. Qui gliene diamo molto pochi di carboidrati, un po' glieli diamo, ma non tanto. E quindi il volto, diciamo, del palloncino lavorato bene, perché altrimenti risulta troppo coriaceo, perché il gas non riesce a gonfiare questo palloncino. E l'impasto molto bene, poi lo vediamo dopo questo. Qui ci sono gli ingredienti che sono, come vedete, ci sono ingredienti, nessun ingrediente. E questi sono i valori nutrizionali del preparato, dove per esempio vediamo che i carboidrati sono il 12,10 e alla fine sul pane andiamo a 5,9, le proteine del preparato sono 40, 44, andiamo a 26. Questo perché nel pane noi aggiungiamo molta acqua, grande parte di questa umidità rimane in forma di umidità e quindi abbassa tutti i valori sia di carboidrati che anche di proteine. Normalmente un pane normale bianco ha intorno al 70% di carboidrati, 60-70% di carboidrati. Passiamo al 5-6%, diciamo. Allora, lievito, come è il procedimento? Il procedimento, detto in due parole, è sicuramente si possono fare delle proporzioni, cioè dei dosaggi diversi tenendo le stesse proporzioni. 500 grammi della miscela, allora 9 grammi di lievito secco, quello nelle bustine, non il lievito istantaneo, non quello per i dolci, oppure un cubetto di lievito, quello che si compra, quello fresco, quello che si compra al supermercato, che sono 25 grammi, poi 400 grammi di acqua, un pizzico di zucchero per attivare il lievito, appunto, come vediamo prima, lui è molto ghiotto di zucchero. Quindi lievito secco, 9 grammi, lievito fresco, quello di birra, normale, quello che si trova al supermercato, 25 grammi, il lievito madre,
Io su questo prodotto non lo consiglio tanto, un po' perché va a modificare i valori nutrizionali, perché di lievito madre bisogna metterne un certo quantitativo, e poi il lievito madre è più debole come forza di lievitante, e quindi, come abbiamo visto prima, questo invece è un pane un po' coriaceo e quindi ha bisogno di un lievito forte, insomma, un lievito che faccia un bel lavoro, che sia, insomma, che un lievito tipo, appunto, lievito di birra, che è un lievito fatto apposta proprio per la panificazione. È comunque un procedimento naturale di fermentazione naturale, non anche lì. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è un video che c'è anche sul nostro sito, che possiamo vedere, dura 2 minuti, lo commentiamo un po' insieme. Allora, togliamo la musica, che così non creiamo interferenza. Abbiamo visto le stesse dosi di prima. Allora, questo è fatto col lievito, col cubetto, appunto. Si prende il cubetto, lo si scioglie nell'acqua tiepida con un pochino di zucchero. Ecco, questo è fatto, diciamo, nel modo migliore, con l'impastatrice, con la piccola impastatrice anche casalinga, che è il modo migliore, perché il problema di questo prodotto è il passo più importante, è l'impasto. Bisogna impastarlo molto bene, perché avendo molto glutine, il glutine si deve amalgamare molto bene con gli altri ingredienti. Lo si impasta, poi si mette su un tavolo, si lavora un pochino con le mani. Ah, ecco, qui sì, col mattarello viene più, dare una forma di rettangolo. Poi lo si arrotola, direi, sì, lo si arrotola posizionato sulla teglia. Teglia con, ecco, poi lo, in realtà qui bisognerebbe dividerlo in due pezzi uguali. Lo si mette sulla teglia con la carta forno, lo si copre col panno, si possono mettere dei semi a piacimento, se lo si vuole. Si lascia circa un'ora e mezza a lievitare. Scusa. Oddio, che è successo? Sono fuori qualcosa. Sbagliato io. Lo si mette nel forno già riscaldato a 220 gradi. Ecco, mi raccomando, quando si apre il forno, di fare un'azione molto veloce, perché aprendo così tanto la porta del forno, la temperatura scende e quindi questo potrebbe essere un problema. Quando va in forno, ecco, un'altra cosa, un altro, diciamo, accorgimento può essere quello di mettere una ciotolina di acqua dentro nel forno, una ciotolina ovviamente che non si sciolga, per dare umidità all'ambiente del forno, e di modo che il gas che c'è dentro nell'impasto col calore si dilata, e se trova ancora una crosta non ancora formata, ancora morbida, riesce ancora a gonfiarsi un po' in forno e quindi a lievitare di più. Allora, consigli utili: attivare il lievito. Allora, il modo migliore per impastarlo è con la planetaria, quella rossa in alto. Un modo, diciamo, intermedio è usare quello che si chiama lo sbattitore, che è quella a fare con quei specie di due ganci che in molte case c'è, però con i due ganci, quelli lì, non quelli per montare la panna. A mano bisogna lavorarlo tanto e fare tanta fatica, e non viene mai molto bene, devo dire, a mano. Oppure con la macchina del pane. Usando la macchina del pane, il consiglio di usare il programma, adesso dipende dalle macchine del pane, ma di usare comunque il programma più lungo che c'è nei vari programmi. Qui c'è la ricetta base, che è un po' lunga, se la trovate poi sul sito,
www.prodottispiga, cioè no, lo trovate su spiga.com, scusa. Ecco, ma non sempre si ha tempo di fare il pane, magari dà molta soddisfazione fare il pane in casa ovviamente, però magari a volte uno non ha il tempo, non ha altro da fare, quindi abbiamo introdotto anche un pan bauletto già fatto che si può tenere come scorta per quando non si è... Questo è un pane che dura 9 mesi, e, certo che una volta aperto poi va mangiato in pochi giorni. Oppure si può consultare la mappa dei panifici in Italia sul sito prodottispiga.it, che sono i panifici professionali, quei signori che abbiamo visto prima, ovviamente noi non li abbiamo visti tutti, ma ci sono molti punti vendita, molti panifici che lo fanno loro, non è che lo diamo noi già fatto, noi gli diamo la miscela, come invece che da un chilo gliela diamo in sacchi da 15, e loro fanno il pane fresco ogni giorno, comunque qualche volta alla settimana. Questo è quello che riguarda il pane. Poi con questa miscela si possono fare anche altre ricette, che adesso parlerà Livia, che è più ferrata di me. No, beh, in realtà c'è Michela che ha presentato già bene se stessa, e quindi forse ne parlerà lei. Comunque con questa miscela che è nata per il pane, in realtà lei e altri clienti hanno fatto tantissime ricette per noi veramente incredibili, come gli gnocchi, i tortini, fette biscottate, che queste le trovate sul suo blog, che credo conosciate. Un'altra nostra cliente che ha un gruppo Facebook ha fatto dei bellissimi taralli, e noi ispirati abbiamo aperto anche una sezione ricette sul nostro sito che potete consultare. E niente, abbiamo un codice sconto che vorremmo dedicarvi per ricevere in omaggio un chilo del nostro preparato con spedizione gratuita, e è un codice che si inserisce online sul sito Spiga Home prima del pagamento. Qua vi ho fatto uno screenshot per vedere dove va inserito, qua vedete la riga su cui cliccare. E appunto vi dà in omaggio un chilo di preparato. Se avete qualsiasi problema, domande magari ne facciamo adesso. Sì, se ci faccio qualche domanda. Per questioni informatiche o comunque di ordini potete contattarci a questi contatti. E niente, no, non vi vediamo perché vediamo anche noi le nostre slide, ma vi ringraziamo molto di questo invito e della possibilità di parlare con voi. Noi... Vabbè, siamo stati al raduno anche l'anno scorso e ce lo ricordiamo come un momento molto bello, quindi il fatto di poter partecipare anche quest'anno ci ha reso molto felici, già anche il nostro collega Adriano e David che ci seguono. E, grazie. Se qualcuno ha già provato a farlo e magari ha avuto dei buoni risultati o dei cattivi risultati, non so. Noi siamo qua. Vedo che ci sono delle domande nella chat. Chiedono se puoi rimettere il codice. Riesci a scriverlo magari? Se lo scrivo è anche il link. Invece se ci sono domande sul procedimento, giustamente Adriano ci faceva notare che... qualcuno ci ha chiesto quanto zucchero ci vuole, perché ovviamente per attivare il lievito abbiamo detto un pizzico di zucchero. Ci ha chiamato una volta una signora chiedendo: ma io non posso mettere un cucchiaino di zucchero perché è troppo. No, un pizzico, una proprio punta di veramente... cucchiaino. Una punta di cucchiaino. Ma si può anche non mettere adesso, esatto. non è obbligatorio. Cioè il pane non è una scienza esatta, va... È una questione di temperature, di tempi e di... quindi... Per il nuovo entrare che non si sa mai, però. No, è 100 e c'è una lista d'attesa pazzesca. Ah, Fabrizio... Ah, ok. Zucchero... Scusa. Poi chiedono anche se è possibile diminuire il lievito e aumentare il tempo di lievitazione. Certo, ovviamente. Sì, sì, è sempre... Il tempo di lievitazione è direttamente, cioè
è proporzionale a quanto lievito si mette. Noi consigliamo di mettere un 3% di lievito sul peso diciamo del preparato, della farina, dando circa un'ora, un'ora e mezza di lievitazione. Ma naturalmente riducendo il lievito, aumentando i tempi di lievitazione, mettendo nel 2 possiamo andare sulle 4 ore, mettendo nell'1 bisogna andare su 6, 7, 10. Diciamo che si capisce quando è lievitato, quando con la mano si tocca il volume deve essere aumentato ovviamente e la superficie del pane deve essere morbida. Poi ci si fa un po' di esperienza, insomma. Diciamo che fare il pane è una cosa che si impara piano piano, si migliora. Migliora ogni volta. Poi chiedono anche se il sale, se c'è bisogno di salarlo, se sale no, contenuto. Il sale è già dentro. Infatti io non salo mai quando uso la vostra farina. No, il sale c'è già, si vede, c'è anche nella lista degli ingredienti, se vogliamo vederla ancora rapidamente, ma comunque c'è già il sale. Ripeto, la cosa principale per ottenere un buon pane è fare un bel impasto. Perché deve crearsi questa maglia glutinica che è come questa membrana che fa da membrana del palloncino che abbiamo visto prima e su questo pane che ha molto, molto glutine, molte proteine deve essere lavorato tanto e questo è il motivo per il quale è sempre meglio usare un attrezzo meccanico o appunto la cosa migliore è l'impastatrice, il robottino, ce ne sono vedo in giro anche da 100-150 euro o se no in alternativa quello sbattitore che abbiamo visto prima. A mano bisogna lavorarlo tanto, più che un impasto di pane normale, insomma, perché ci vuole olio di gomito. Olio di gomito e mani molto e dito molto resistenti. Sì, si può, facendo la mano poi lo si può lasciare magari lavorarlo per un po' di minuti, 5-6 minuti, poi si stanca anche, devo dire. Allora lo si lascia lì un po', lo si lascia lì anche un altro 10 minuti, intanto ci si riposa, lui si rilassa e quindi quando lo si riprende in mano è più lavorabile. Questa operazione si può ripetere anche 2-3 volte. Non bisogna avere fretta. Il pane, ecco, per fare il pane non bisogna mai avere fretta, è una cosa. Qualcuno chiede se si può fare la pizza. La pizza. Michela l'ha fatta. Io l'ho fatta, sì. Com'è venuta? È buonissima. Proprio fatta lievitare, tipo focaccia e poi l'ho farcita e sul mio blog l'ho messa la ricetta. È schiacciata. Quando sì, dopo io l'ho stesa prima di fargli lievitare, per paura che mi si afflosciasse. E allora quindi non ho fatto il panetto, ho fatto lievitare, l'ho stesa e l'ho fatta lievitare nel forno 3 ore con la luce spenta e poi l'ho farcita e ho fatto la classica pizza. Un'altra cosa importante nel forno, appunto, parlando di forni, è innanzitutto che il forno deve essere già bello caldo. Quando si apre lo sportello del forno, di fare un'operazione molto rapida per non far sì che la temperatura si abbassi, o mettere una ciotolina d'acqua, oppure anche uno spruzzino di quelli che sono per le piante, per stirare, tipo questo, però vabbè, tipo questo, diciamo. Dare una spruzzata, cioè aprire, dare una spruzzata e chiudere, di modo che la superficie ancora morbida del pane rimanga ancora un pochino morbida, il gas che tanto si scalda dentro riesce ancora a, siccome non si è ancora indurita la crosta, riesce ancora a farlo crescere un po'. Una cosa ancora, però un'operazione un po', non dico pericolosa, però bisogna stare attenti, è mettere la teglia dentro nel forno, quindi farla scaldare, tirarla fuori con attenzione
porre il pane da, diciamo, da una setta dove ha lievitato direttamente sulla teglia già calda e mettere dentro. Bisogna stare attenti perché bisogna avere i guanti, bisogna, insomma. Questa perché comunque quando prende la botta di calore il pane cresce subito, così trova subito anche la superficie dove viene messo, è già calda e quindi gli dà ancora più forza. Volevo dire, se qualcuno ha domande magari può anche farle a voce, perché vedo che nella chat ce ne sono tantissime. E qui chiedono fino a che percentuale di idratazione può essere utilizzato per un uso minimo di lievito. Come? No. Allora, qui hanno scritto fino a che percentuale di idratazione può essere utilizzato per un uso minimo di lievito. Non so cosa si intenda. L'idratazione si intende la quanta acqua assorbe. Diciamo che la ricetta per farlo venire bene, credo che il minimo sia quello che... Sì, 500 grammi e 400 di acqua. Poi si può anche andare metterne un po' di più, però bisogna avere un'attrezzatura adeguata, almeno la piccola impastatrice casalinga. A mano già è più difficile, perché non riesce a inglobare tutta l'acqua. Per un uso minimo di lievito, ma l'uso minimo di lievito non dipende tanto dall'idratazione, dipende dal tempo e dalla temperatura anche, ovviamente. Cioè è molto importante la temperatura, perché un lievito, perché un ambiente freddo, il lievito fa fatica. Un ambiente caldo e anche umido sarebbe meglio, il lievito lavora meglio, e quindi se noi mettiamo poco lievito dobbiamo aspettare più tempo, dobbiamo avere una temperatura adeguata. Tenete conto che nei panifici la lievitazione avviene intorno ai 35 gradi, in delle celle con umidità al 70%. Questo, diciamo, è l'ideale. Naturalmente questo non è possibile nelle case, credo, a meno che non ci sia un'attrezzatura molto specifica, ma diciamo che appunto che va tenuto in un ambiente caldo, diciamo che in estate è più semplice che in inverno. Qua chiedono forno ventilato, non ventilato. Allora, il forno ventilato, non ventilato. La questione del forno ventilato, non ventilato è che soprattutto i forni casalinghi a volte se non sono ventilati e non è attivata la ventola possono scaldare non in modo uniforme. E quindi magari se mettiamo dentro due pezzi, uno si può cuocere di più e l'altro si può cuocere meno. Col fatto di essere ventilato, la ventola fa sì che la temperatura sia uniforme in tutto il forno. È meglio farlo se è possibile. Appunto, ripeto, non è una scienza esatta il pane, quindi se però si può fare ventilato è meglio. Qua qualcuno chiede, tutto potrebbe compromettere la lievitazione. Una lievitazione di 24 ore può essere consigliabile? L'intenzione è quella di provare a usare il mix per preparare il casatiello pasquale. Allora, il casatiello pasquale io purtroppo non so cos'è. Quindi, così. Per la prima parte della domanda, no, lo strutto non compromette la lievitazione, anzi, probabilmente la aiuta anche. Perché dà un impasto più plastico. E la lievitazione di 24 ore è si può fare, non vedo l'utilità, però si può fare, sì. Nel senso che, cioè, allora, la regola generale è il pane. Meno lievito si mette e più tempo lievita, meglio è, più buono diventa. Infatti pane fatto con lievito madre, che sono molto buoni, hanno una lievitazione molto lunga perché il lievito madre che c'è dentro è molto blando e quindi ha molto bisogno di tempo. Questo perché durante la lievitazione, durante la fermentazione,
si sviluppano tutta una serie di aromi e di sapori che naturalmente più a lungo lo si, e anche la struttura migliora, perché e anche la digeribilità dura migliora perché c'è più tempo di degradare una serie di elementi presenti nell'impasto, che possono essere proteine, possono essere che sono amidi, che qui ce ne sono pochi, però ci sono anche un po', ce n'è, quindi insomma c'è più tempo e quindi tutto migliora, anche la durata del pane finale è più lunga, anche se questo pane comunque dura, una volta fatto, dura 4 giorni, se tenuto adeguatamente, insomma. Io lo congelo. Sì, ecco, anche con, beh, facendolo a fette, poi lo si congela e lo si tira. Io ne faccio tanto, faccio i panini, e poi lo congelo ed è pronto all'uso. Sì, forse un altro consiglio è di fare delle forme piccole, soprattutto le prime volte che si fa, forse l'avete già detto, perché migliora. Sì, allora, sulle forme, cioè sul peso dei vari pastelli, si chiamano, naturalmente influisce il tempo di cottura, perché un pezzo più piccolo ci mette meno, cuoce più rapidamente, un pezzo grande, un pezzo da 100 grammi cuoce in mezz'ora, 35 minuti, un pezzo da 4, anzi forse anche 20, diciamo mezz'ora, un pezzo da 4, da diciamo 400 grammi, 300-400 grammi ci mette 40, 45, 50, un pezzo da un chilo sì, ci mette un'ora e mezza. E diciamo che un pezzo piccolo si cuoce più uniformemente perché la temperatura fa, diciamo, ci mette meno tempo a entrare nel cuore dell'impasto, perché deve fare meno strada. Poi però di contro, quando il pane... Clicca sulla mail. Come? No, il microfono. Di contro, quando il pane è più grande, ci mette... Hanno fatto qualcosa per far entrare tutti. Scusa, un microfono di Silvia Messina acceso. Aspetta, lo tolgo. Chiudete per favore i microfoni, se no si sente tutto. Sì, scusate, ma non riesco a capire come si chiude. In basso a sinistra. In basso a sinistra. Che noi ci eravamo mutati, ok. E cos'è che dicevamo? Allora... Non riesco proprio a capire quella che... non si sente più, voi di spiga, Roberto, non si sente. Roberto, dovresti riattivare. Allora, dicevamo che il pezzo più piccolo cuoce prima, però il pezzo più grande, quando è cotto, poi dura di più, perché ci mette più tempo a perdere l'umidità, perché l'umidità deve fare più strada per uscire, perché essendo più grande ci mette più tempo a diventare secco. Non so se forse qualcuno... C'erano delle domande anche sui grandi lievitati, tipo panettone, colomba. Qualcuno dice di aver... Patrizio Fumagalli ha provato a fare il panettone. Guardate, in realtà... Sì, io ho provato. Ho provato, ci ho aggiunto le uova, ci ho aggiunto il burro. L'ho impastato più volte. Ci ho aggiunto pochissima uvetta. Pochissima, perché non possiamo mangiarla, però è venuto molto molto buono. Beh, sarà venuto un panettone scuro, però. E ma piuttosto che niente, va bene. Ma è però una lievitazione molto lunga. Quanto... Molto lunga, sì. Sì, perché l'ho ripreso più volte. Allora l'ho fatto, l'ho lasciato lievitare, poi l'ho ripreso, aggiunto il burro, poi l'ho ripreso, aggiunto l'uovo. Poi l'ho ripreso, aggiunto l'uvetta, sì, un'alimentazione lunga come quando si fa un panettone tradizionale, ecco. Però, insomma, il risultato è stato... Infatti, se avete delle esperienze, anche noi... Il risultato è stato sicuramente ottimo, così come la pizza è buonissima, ma anche la piadina. Io faccio la piadina, aggiungo un pochino di olio, io non strutto, non burro, aggiungo un pochino di olio e poi...
la lascio riposare un pochino, la stendo bella sottile, tra l'altro non si rompe, si riesce a piegare, è buonissima. Ma il panettone per dolcificarlo, diciamo, cosa? Eritritolo. Eritritolo. Ed è venuto dolce. Dolce. Sì, sì, a parte che ormai dopo quasi 5 anni di keto il dolce per me è sempre relativo, nel senso, anzi il dolce, lo zucchero è troppo dolce per me, ecco. Per dunque, cui... Posso dirvi che, visto che appunto anche grazie a Michela abbiamo scoperto che con questa farina la creatività veramente si è scatenata. Sì. Se avete delle ricette che vorreste condividere, per chi magari non ha un blog come Michela, ci piacerebbe conoscerle e condividerle anche con... Va bene. Con altre persone. Se non sono ricette segrete. Se non sono, ovviamente, certo. Assolutamente no. Assolutamente no. Infatti già, guardi, già Patrizia stanno chiedendo un fatto, credo, si potrebbe... manderò la ricetta, dai. Lunga lievitazione. Patrizia, mettila sul mio gruppo. Va bene, Michela. Va bene. Dopo la metto sul blog e la trovano. Tranquilla. Va bene, dai. Ah, il castiello. Casatiello. La ricetta della piadina. Beh, anche la piadina è molto semplice. Io faccio per una persona 90 grammi, ci metto un cucchiaio di olio, 50 di acqua, la mescolo bene bene, faccio un panetto, lo lascio riposare, dopodiché la stendo. E poi qua dice, come si fa a fare Patrizia, ci dici per la pizza per favore. E la pizza anche la Michela la fa, per cui la ricetta della pizza la troviamo sul blog della Michela. Poi? Per variare le... Se avete male a voce ci fa piacere, perché è tutto così strano leggere solo le parole scritte. Qualcuno con l'audio aperto parla a un bambino, se lo chiudete, grazie. Se magari siete persi qualche domanda che volete fare adesso qua nella chat, sono... Allora, qui ce n'è un'altra. Per le varie preparazioni, il peso della farina rimane invariato? Nel senso che alla farina normale sostituisco con pari peso o meno? Questo dipende dalla ricetta. No, aspetta, vai che... Per le varie preparazioni, il peso della farina rimane invariato? Nel senso, la nostra esperienza è sul pane ed è quello che vi abbiamo consigliato come quantità, mentre per altre preparazioni si può sperimentare tenendo conto appunto che è una farina che ha bisogno... Allora, diciamo che questa miscela nasce per fare il pane. Per fare il pane... degli operatori professionali, quindi diciamo che nei panifici si usano farine diverse per fare diverse, ogni prodotto è fatto, è fatto con farine diverse, la farina per fare i biscotti, per fare i biscotti ci vuole una farina, per fare il pane ce ne vuole un'altra, per fare il panettone o i lievitati, i grandi lievitati ce ne vuole ancora un'altra. Quindi questo prodotto nasce soprattutto per, cioè nasce ed è impiegato largamente dai panificatori professionisti per fare il pane. Poi c'è qualche professionista che fa anche la pizza. Per fare altre cose, tipo, cosa ho visto? Piadine, le piadine, torte, gnocchi. Si possono fare, anche se diciamo che escono un pochino dal livello professionale, nel senso che credo che un panettiere non farebbe mai una piadina con questa miscela. Noi abbiamo anche una miscela per fare le piadine che diamo a qualche panificio professionale. Comunque è vero, però questa farina ha il vantaggio di non avere un retrogusto.
Per cui diciamo che si presta veramente ad essere usata in tanti modi. Io, prima che voi metteste in vendita la farina, ho acquistato il pane dal mio panettiere per un paio d'anni, forse anche di più, e più volte l'ho pregato di darmi un impasto crudo per poter fare la pizza, io lo volevo. Cioè io dicevo, invece mi venda l'impasto così, che poi io me lo porto a casa, me lo stendo, mi faccio la pizza. Però non me lo ha mai dato, no? Ha fatto con la nostra farina, quel pane lì. Fatto con la vostra farina, sì. E io gli chiedevo, gli dicevo, vabbè, ma se lei così come vende la pasta e la pizza, perché non mi vende l'impasto crudo? Poi dopo io lo uso per altre cose, ecco. Dov'è che è questo panificio? Così magari lo... Mirate, vicino a Lecco. Sì, conosco. Mirate, sì. Sì, sì. Sì, esatto. Io non so se ho capito. Però. Sì, sì. Panificio Galimberti, sì. Ha due negozi, ne ha uno a Mirate e uno a Casatenovo. Sì, sì. Sì. Ma non lo vuole dare, adesso gli tireremo un po' le orecchie. No, porino, vabbè, ma magari non, come dire, non lo so, cioè sono stata io la prima. Forse a chiedergli questa cosa, cioè, magari non lo so, io non gliel'ho più richiesto, perché poi quando voi avete messo in vendita la farina io l'ho acquistata, per cui l'ho usata per mille cose. Metteremo prossimamente una miscela specifica per la pasta fresca e siamo molto curiosi di vedere cosa... La proveremo, assolutamente la proveremo. Bene, vedo che le domande sono proprio tante. Sì, siete stati molto esaustivi, fra l'altro, nelle risposte. Magari, visto che sono riuscito a recuperare Eleonora Di Pietro, la dottoressa Di Pietro, però la dottoressa Di Pietro purtroppo, siccome i partecipanti abbiamo raggiunto il numero massimo, non riesce ad entrare. Allora, quello che faremo è qualcosa di particolarmente tecnologico. No, sto scherzando. Cioè, la dottoressa Di Pietro, in questo momento, vedete? Eccola qui. È collegata. Buonasera a tutti. La sentite? Eleonora, se vuoi. Buonasera a tutti. Non so se mi vedete o mi sentite. Sì, si sente e ti si vede. Perfetto. Allora, io manderò le slide della dottoressa e la dottoressa farà la relazione guardando il mio schermo. Ok? Poi le domande magari risponderà il dottor Di Lorenzo se è qualcosa di più specifico. Comunque, una cosa, io volevo ringraziare sia Roberto che Livia, perché questi consigli relativi alla panificazione sono consigli non soltanto utili per chi deve fare il pane low carb, ma sono consigli utili per fare il pane. Ad esempio, io non avrei mai pensato di dover scaldare la teglia prima di inserire il pane, il panetto del pane, e poi infornarlo. Però se uno ci ragiona è giusto, perché quando immette il pane all'interno del forno anche la base è calda, altrimenti l'ambiente è tutto caldo mentre la teglia del forno non è calda. Quindi ottimi consigli che ci sono arrivati. A questo punto condivido io lo schermo e proviamo questa tecnologia futuristica della relazione Skype-Zoom. Comunque siamo particolarmente felici e contenti perché abbiamo raggiunto veramente un bel numero di persone e purtroppo tantissime stanno scrivendo a me, stanno scrivendo a Michela chiedendo come mai non possono entrare. Noi avevamo previsto 100 persone, sicuramente ripeteremo l'evento e magari la prossima volta lasciamo open il numero di iscrizioni e non ci limitiamo a 100. Eleonora, ecco qua, vedi la prima slide? Sì, vedo la prima slide. Tra l'altro anch'io ho la lista di pazienti che mi scrive via WhatsApp per questo problema. Però allora dirò che si può ripetere l'evento, così saranno contenti. Allora, buonasera a tutti, spero che mi sentiate abbastanza bene. Spero, se mi date l'ok procedo.
Sì, si sente, Eleonora. Vai, vai. Allora parto. Allora, in realtà avete già iniziato a parlare approfonditamente del pane. E il pane è un alimento che fa parte del nostro quotidiano da ben più di 10.000 anni. Infatti, quella del pane è una storia che comincia in un tempo lontanissimo, da farine ricavate da cereali selvatici, che sono gli antenati di quello che si utilizza oggi per fare il pane classico, che è il frumento monococco domesticato. Invece prima si utilizzava l'orzo, il miglio, la segale, e solo dopo comparvero il farro e il frumento. Il pane è un alimento universale, oggi non c'è paese al mondo nella cui tradizione culinaria non sia presente qualche forma di pane. È conosciuto, prodotto e consumato. Disattivate i microfoni. Scusa Eleonora, ce l'ho sottopondo. Vai, vai. Puoi andare, Eleonora. Ok, bene. Quindi dicevo che è un prodotto conosciuto e consumato in tutto il mondo e spetta all'Italia, tra tutti i paesi del mondo occidentale, quindi parlo sia dell'Europa che degli Stati Uniti, il primato del numero di imprese artigianali che sono dedicate alla produzione di pane, che sono oltre 30.000 e utilizzano ogni anno 36 tonnellate di farina per un consumo pro capite di 120 grammi di pane al giorno. Secondo la definizione di legge, Fabrizio, se vuoi puoi andare avanti. Sì, dimmi tu quando posso andare avanti. Sì. Secondo la definizione di legge, per pane comune si intende un prodotto il cui impasto è costituito solamente di sfarinati di grano, acqua, lievito e o sale. Così si può chiamare pane comune. Mentre se vi sono altri ingredienti, ad esempio l'aggiunta, a parte questi nominati, di semi, miele, noci, olive, a quel punto si parla di pane speciale. La denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e nel caso dei più ingredienti di quello quelli caratterizzanti, ad esempio nei famosi bottoncini al latte, in realtà sono presenti anche alcol, zuccheri, agenti lievitanti, olio e comunque si chiamano panini al latte, perché il latte è l'ingrediente caratterizzante. Inoltre, sempre nel pane comune sono consentiti l'aggiunta di sostanze che favoriscono la lievitazione, come estratti di malto, enzimi amilasici, glutine, amidi e zuccheri. Parliamo di qualcosa di più interessante, che è la storia del pane, che è una storia antichissima che è lunga più o meno quanto quella dell'umanità. Infatti inizia nelle caverne degli uomini primitivi, dove gli archeologi hanno ritrovato dei chicchi di cereali addirittura che venivano utilizzati come alimento integrante della carne. E i chicchi di cereali venivano frantumati fra due pietre e poi venivano mescolati con l'acqua per preparare una pappa cruda che era considerata molto nutriente, che poi con la scoperta del fuoco si imparò anche a cuocere. Ma i primi veri panettieri furono gli egizi, perché prima di tutto erano degli eccellenti agricoltori e fra le tante piante c'essero... Ma tu non senti niente, vero Fabri? Adesso. Scusa? Tutto bene, non lo so se... Grazie, disattivo il microfono. Ah, ok, l'ha fatto, scusate. Ok. Ci siamo. Allora, parlavamo degli egizi che erano i primi veri panettieri che scelsero il frumento come base della loro alimentazione. E infatti, addirittura al tempo del proprio splendore, Roma giunse ad importare 3 milioni e mezzo di quintali di frumento dall'Egitto, che per l'epoca era una quantità astronomica. E si potrebbe l'alimentazione politica dell'impero romano fu modulata sull'esigenza di rifornire di frumento la capitale e le legioni, e il perno dell'approvvigionamento era costituito proprio dall'Egitto. Si coltivava qualcosa in realtà anche in Sicilia e in Sardegna, dove ancora oggi ci sono delle varietà di frumento antiche che si utilizzano per fare dei pani slow food molto particolari, però il perno dell'approvvigionamento era proprio l'Egitto, che soddisfaceva oltre metà del fabbisogno. E inoltre gli egizi scoprirono la fermentazione, e secondo una leggenda si riferisce che la fermentazione si era avviata accidentalmente quando le acque del Nilo avevano inondato i magazzini in cui era conservata la farina, e gli egizi decisero di utilizzarla ugualmente anche se era bagnata. In questo modo scoprirono gli effetti della fermentazione, da cui poi derivò la lievitazione del pane, che quindi risultava più soffice e fragrante di quello non lievitato, il cosiddetto pane ebraico, il pane di Cristo. Successivamente i greci raggiunsero una grande abilità nella preparazione di pane e focacce. Secondo le fonti erano soliti consumare addirittura più di 70 qualità, che condivano con olio, con latte, col pepe, con le erbe, impastavano col vino e col miele,
e all'inizio erano le donne che si occupavano di fare il pane, e poi gli uomini presero in mano la situazione perché nacquero i primi fornai, che iniziarono a lavorare il pane di notte in modo che la gente al mattino lo trovasse cotto, fresco e fragrante. A Roma invece il pane entrò nell'uso quotidiano solo verso la fine del periodo della Repubblica, quando si andò a intensificare i rapporti con l'Egitto, che allora non era ancora provincia romana, però godeva di ottimi rapporti privilegiati tra Cleopatra e i primi imperatori, Cesare e Augusto. E infatti fino ad allora gli antichi popoli italici vivevano in un territorio fertile e coltivavano cereali, ma principalmente il farro, da cui deriva la parola farina. E a Roma sorsero le prime botteghe per lo smercio del pane, e per la prima volta comparve la categoria dei mugnai e successivamente quella dei fornai panettieri. Come pietanza ai romani il pane piaceva tantissimo e lo utilizzavano in tanti modi. Al mattino lo inzuppavano nel vino, a pranzo lo mangiavano con le verdure, con le olive e anche con la frutta, con le mele. E addirittura c'è la famosa frase di Giovenale, panem et circenses, che indica l'importanza che gli antichi romani attribuivano a questo alimento, che era proprio un elemento essenziale per la vita del popolo. E c'erano alcune caratteristiche che lo rendevano originale e diverso da quello che consumiamo ai giorni d'oggi, perché ad esempio i romani cominciarono successivamente ad importare l'alimento, ma prima di tutto utilizzavano il farro, da cui ricavavano il cosiddetto panis farreus. E poi usare il strumento perché era più produttivo e più facilmente coltivabile. Per tornare al pane, la pagnotta, quella che vedete in foto, aveva un aspetto abbastanza piatto, innanzitutto perché è prodotta attraverso una lievitazione naturale, come diceva prima Roberto, è un lievito molto più soft, infatti bisogna poi lasciarlo lievitare per più tempo, e venivano incisi degli spicchi sulla forma prima di essere cotta per facilitare l'operazione di spartizione delle fette con le mani, che prima si utilizzavano di più per mangiare, perché non tutti disponevano dei coltelli per affettarlo, e che erano utili specialmente quando il pane poi non era così fresco. E ovviamente all'epoca non tutti avevano il forno a casa, come abbiamo noi oggi, e quindi si faceva riferimento a dei forni comuni dove si andava a portare il proprio pane fatto in casa così da poterlo cuocere, e per questo motivo si facevano delle incisioni sulla pagnotta come segni di riconoscimento, che erano una sorta di firme, perché poi così era possibile riconoscere una volta che si andava a ritirare. Qualcuno ha l'audio acceso? Ah, non so se stavano commentando. No. Va bene, allora nel Medioevo poi si continuò a produrre pane con i mulini, che furono inventati in Francia, dove Quinto Candido Benigno fece costruire 8 mulini che erano mossi tutti contemporaneamente da un forte getto d'acqua che produceva una grande quantità di farina. In passato, e parliamo non solo dell'epoca romana, dall'epoca romana fino ai tempi dei nostri nonni, le farine bianche erano considerate le più pregiate perché derivavano da una separazione della parte interna del chicco, che è quella più ricca in amido, e quindi derivavano da una selezione di alcune parti del seme ricavato dal raccolto, prevedendo quindi degli scarti di lavorazione, una minore resa, mentre la crusca e il cruschello, che erano le parti residue, venivano utilizzate per farine destinate a pani poveri, chiamati cibarius o pane di crusca, che erano pagnotte piuttosto grandi che erano indirizzate al popolo. Oggi sappiamo invece che il chicco integro, da cui deriva la farina integrale, è molto più ricco in nutrienti rispetto a quello derivato dalla raffinazione del cereale, e in particolar modo per la presenza di lipidi, proteine, sali minerali, ma proprio per questo le farine integrali che derivano da questa tipologia di lavorazione sono soggette a un più rapido deperimento, in particolare a causa dell'irrancidimento della parte lipidica, quindi sono meno conservabili, ed è un fattore che, in aggiunta alla considerazione che le farine bianche avessero una resa inferiore, ne determinava a quei tempi un minor costo. E non proprio come oggi, in cui stiamo riapprezzando il gusto e la ricchezza e nutrienti delle farine non raffinate, e che hanno acquisito un valore sul mercato che, come ben sapete, è pure superiore rispetto a quelle bianche, perché costano di più. Qui nella slide precedente, in realtà, sono un attimo su, vedete rappresentato il chicco, che è fatto dall'involucro esterno, che macinato diventa crusca, che serve a proteggere il chicco, che è ricco in fibre solubili, vitamine del gruppo B e minerali.
E poi c'è l'embrione, detto anche germe, che è ricco di antiossidanti, vitamina E, vitamine del gruppo B, minerali, e quindi ha un elevato potere nutritivo e viene eliminato nella produzione delle farine bianche perché dopo la vaccinazione tende ad alterarsi. E poi c'è la massa midacea, chiamata endosperma, che fornisce l'energia al seme per la crescita, è ricco di amido e di glutine, che sono proprio i protagonisti, coloro che ci servono per la amidificazione. Dalla macinazione dell'endosperma si ottiene poi la farina. Che cos'è la farina? È il prodotto della macinazione di semi o di cereali, quindi anche quella di mandorle, le mandorle sono dei semi, si può chiamare farina. In genere la più usata è la farina di grano tenero. Dalla molitura del chicco, o più correttamente della cariostide, come abbiamo visto, si ottengono vari gradi di raffinazione, che tecnicamente si definisce abburattamento. L'abburattamento è la resa del prodotto della macinazione, ovvero la farina che otteniamo da 100 grammi di grano. Per capire meglio, una farina di tipo 00 ha un grado di abburattamento del 75%, questo che vuol dire che con 100 kg di grano produco 75 kg di farina. E per legge la farina in Italia viene classificata in 5 tipi. Noi oggi abbiamo parlato di tutt'altra farina che ci interessa molto di più, però questi sono i 5 tipi di farina tecnicamente che viene venduta in Italia. Abbiamo la farina integrale, che ha molta crusca e più nutrienti, che contiene quasi tutto il chicco, quindi ci sono più sali minerali e fibre utili per l'apparato digerente, metabolizzate dall'organismo, e tra cui la fitina, che è una fibra definita antinutriente, cioè una fibra che riduce l'assorbimento dei nutrienti. Usando una pasta madre che è ricca di lieviti che inaciliscono la pasta stessa, si va ad attivare un enzima presente nella farina stessa che si chiama fitasi, che va a digerire la fitina che è presente nella farina integrale e quindi rende più digeribile per noi i nutrienti in essa presenti. Necessita la pasta madre di un impastamento più lungo, la farina integrale, perdonate, di un impastamento più lungo, e le sue fibre non aiutano certo ad avere un prodotto soffice e ben alveolato, quindi otterremo un prodotto più compatto e più tenace alla masticazione, ma in compenso più aromatico. Seguono per contenuti in ceneri e grado di raffinazione la tipo 2, la tipo 1, la tipo 0 e per ultima la 00. La 1 e la 2 contengono crusca, sono abbastanza nutrienti, utilizzate molto spesso per il pane comune, mentre la 0 e la 00 contengono poche sostanze nutrienti, ma sono molto digeribili e quindi anche molto utilizzate per il pane e per i biscotti. Hanno un contenuto di amido maggiore che ci consente di ottenere maggiore sofficità del prodotto e di saltare meglio gli altri ingredienti dell'impasto, ad esempio burro o aromi che posso aggiungere. Ed è per questo che una torta fatta in casa è sicuramente più è più indicato per una torta fatta in casa utilizzare questa farina, mentre per un pane rustico magari si può anche utilizzare la farina di tipo 2. Adesso passiamo alla panificazione, che è stata già ben spiegata da chi mi ha preceduto, perché sono arrivata a metà discorso, però sentivo che si parlava già di panificazione e di maglia glutinica. I parametri che consentono di stimare il comportamento delle farine quando si va a panificare sono la quantità e la qualità delle proteine, quindi del glutine, e anche quelle che sono le proprietà viscoelastiche dell'impasto. In particolare, cosa si valuta per la panificazione? Si valuta il rapporto tra la tenacità e l'estensibilità dell'impasto, che determinano la cosiddetta forza della farina. Per capire meglio la forza della farina, poi ne parliamo meglio, dobbiamo capire il glutine. La farina non contiene il glutine, ma contiene due proteine. Ma stai mangiando? Ottavia Bianchino, puoi togliere il disattivare l'audio? Grazie. Quindi dicevamo, la farina non contiene il glutine, ma due proteine che si chiamano gliadina e glutenina. Con adeguata idratazione della farina e con un'azione meccanica come l'impastamento, queste due proteine formano una rete chiamata maglia glutinica, che è capace di trattenere nell'impasto i gas di fermentazione, creando degli alveoli, quindi
delle piccole camere e deve essere anche capace di crescere senza rompersi durante la lievitazione, in cui si ha la crescita esponenziale dell'impasto. Anche le proporzioni tra glutenina e gliadina sono importanti per capire la qualità del glutine, perché un eccesso della prima darà alla maglia glutinica molta sensibilità che causerà una crescita troppo veloce, mentre un eccesso di glutenina darà alla maglia molta rigidità e quindi sarà un impasto che avrà difficoltà a crescere. No, queste componenti sono studiate per valutare l'attitudine di una farina alla panificazione, che è data dalla tenacità, che indica la capacità del glutine a non deformarsi durante l'impasto, e l'elasticità, che indica la capacità di espandersi senza rompersi. E puoi cambiare slide se vuoi. Questo rapporto è molto importante da valutare per scegliere una farina adatta allo scopo, perché se voglio fare un panettone mi servirà una farina capace di crescere senza rompersi, quindi forte. Per fare dei biscotti si usa la famosa farina biscottiera, che ha un indice di crescita molto più basso. Andando avanti, puoi andare avanti Fabrizio. Una farina idonea per lievitare il pane ha un rapporto tra tenacità e elasticità medio di circa 0,5-0,6. E le farine per i pani low carb sono, come sapete, ricchissime di glutine, l'abbiamo detto prima, lo sappiamo già in realtà, e sono in realtà poi a base di glutine. E quindi se diciamo che c'è tanta tecnologia alimentare dietro lo scopo delle componenti, che differiscono molto dalle farine classiche di cui stiamo parlando adesso, dal momento che è trascurabile la quantità di acqua che è tutto. Che nutre i lieviti. Antonia, per favore, mettete l'audio. Qualcuno può spegnere Maria Antonia? Sì, puoi andare Eleonora. E quindi dicevamo che le farine di cui stiamo parlando sono tutto il contrario di quelle che sono state tanto studiate per fare il pane, perché sono ricche di glutine, quindi molto molto forti, molto molto difficili da far lievitare, non hanno l'amido, che è quello che nutre i lieviti che sono deputati a far crescere l'impasto, quindi c'è proprio una maestria e tanto studio dietro. E di lievitazione ne esistono diversi tipi di lievitazione, e abbiamo il tipo biologico, dove l'anidride carbonica è prodotta da microorganismi, e questo è il metodo prevalentemente usato per fare il pane. E questi agenti lievitanti contemplano o il lievito di birra, quindi il famoso Saccharomyces cerevisiae, che può essere compresso oppure secco, oppure gli impasti acidi, che sono o spontanei, cioè impasti di acqua e farina lasciati acidificare a temperatura ambiente, dove agiscono i microrganismi presenti nella farina, nell'aria, nell'acqua e anche eventualmente nelle mani di chi lo impasta, oppure la cosiddetta pasta madre. Che cos'è? È una porzione dell'impasto che è stata ottenuta dalla lavorazione precedente. Poi abbiamo anche la lievitazione chimica, possiamo utilizzare, dove il rigonfiamento dell'impasto viene ottenuto grazie all'effetto dell'anidride carbonica, che è prodotta da agenti lievitanti chimici come il bicarbonato di ammonio, di sodio, che sono sostanze in grado di produrre anidride carbonica che viene trattenuta nell'impasto. Sono molto utilizzate ad esempio nei preparati per pancake pronti da far cuocere. In alcuni prodotti la lievitazione viene ottenuta per incorporazione di aria nella pasta. Ad esempio le uova, i grassi e gli emulsionanti sono ingredienti che per la loro struttura chimica sono in grado di facilitare e stabilizzare l'incorporazione di aria. Quante volte ad esempio nelle ricette low carb si indica come primo step di sbattere gli albumi, perché l'albumina è una proteina schiumogena che è in grado di incorporare gas all'interno di una struttura spugnosa che resiste al calore e rimane poi stabile durante la cottura. E solitamente, questo l'aveva detto anche Roberto, nei processi di panificazione la fase di lievitazione viene ripetuta in più di uno step, può essere ripetuta anche più volte perché intervallandola con l'impastamento si facilita l'incorporazione dell'aria. Parliamo un po' del valore energetico e della composizione chimica del pane. Io parlo di quello classico perché so che poi ho lasciato il resto a chi di dovere. Il valore nutritivo del pane è legato principalmente alla funzione energetica, dal momento che deriva dalla cariosside, che è prevalentemente amidacea, e che fornisce energia tramite l'apporto di carboidrati complessi, che costituiscono circa il 50%. Poi le fibre
sono presenti nelle farine integrali e meno in quelle raffinate, e poi c'è una piccola percentuale proteica, 7-8%, che è costituita principalmente da glutine. Nelle farine low carb invece il glutine può rappresentare anche il 50-60%, poi relativamente a quante altre proteine vengono inserite, e le fibre rappresentano una buona fetta degli ingredienti, perché poi, siccome non c'è l'amido, sono coloro che andranno a nutrire i lieviti. Quindi microrganismi che, così come agiscono nel nostro intestino, in questo caso vanno ad agire direttamente sull'impasto che dobbiamo farli evitare. E quindi sarà una farina sicuramente più ricca in proteine, può arrivare solitamente al 40% di proteine, a differenza di questa che ne contiene molto poche. Poi dipende, la qualità delle proteine dipende poi dagli ingredienti utilizzati, perché come sapete poi il glutine non è una proteina che ha un altissimo valore biologico, però molte farine e molti impasti, tra cui quello di cui abbiamo parlato, utilizzano diversi tipi di proteine per le farine low carb. Allora, può andare avanti con le slide, Fabrizio. Vi ho messo alcuni pani tipici, così, per arricchire la nostra cultura, magari ne conoscerete già parecchi. Il primo della lista è la coppia Ferraresi GP, che è un prodotto di panetteria realizzato con farina di grano tenero di tipo 0, che è di ottima qualità e proviene da grano coltivato in provincia di Ferrara, e poi viene aggiunto per tradizione lo strutto puro di suino, l'olio extravergine di oliva, il lievito madre, sale e malto. Poi il secondo è il pane casereccio di Genzano IGP, che è prodotto da Genzano di Roma, con farina di tipo 0 e 00, sale, cruschello e lievito madre. Il terzo è il pane di Altamura DOP, che è un pane pugliese che è preparato con la semola, quindi non con la farina, che è prodotta dal frumento, non dal grano tenero, ma dal grano duro. E ha la crosta croccante, la mollica morbida, densa, dal colore paglierino, ed è molto gustoso e digeribile. Poi abbiamo il pane di Matera IGP, che è un prodotto di panetteria ottenuto utilizzando la semola rimacinata, quindi anche qui la semola, e il semolato di grano duro, di cui almeno il 20% proviene da ecotipi locali e anche da altre varietà, a cui si aggiungono il lievito madre, sale e acqua. Poi abbiamo la marocca di casola, che è un pane cotto a legna tipico della Lunigiana, che è fatto con la farina di castagne e una piccola percentuale di patate lesse e farina di grano. Il termine marocca deriva dal dialetto toscano, marocat, cioè poco malleabile. Infatti questo pane in passato era molto molto duro, ha l'aroma di castagna e la consistenza spugnosa per la presenza della fecola. Poi abbiamo il pane di Garfagni, chiamato anche Garfagnino, la cui ricetta prevede di aggiungere alla farina un 15% di patate lesse schiacciate e una piccola parte di semola e tritello, sale e lievito madre, al quale si aggiunge anche un po' di lievito di birra per ridurre l'acidità. Poi abbiamo il pane nero di Castelveltrano, che è tipico della provincia di Trapani ed è un prodotto tutelato e presidiato col marchio Slow Food per le sue caratteristiche uniche, perché viene prodotto con una farina, con una miscela di semole, di grani duri antichi, tra cui il grano biondo siciliano e il tuminia, che sono appunto i primi grani che venivano prodotti anche dagli antichi romani coltivati nella provincia in Sicilia, e viene cotto in forni a legna senza fiamma diretta e quindi acquisisce questo vello molto scuro, mentre l'interno prende una calda colorazione gialla che sprigiona un tipico di mandorla. E poi per ultimo l'urpal del Trentino, che ha questa forma tradizionale ad otto schiacciato, che è ottenuta unendo due pani rotondi e piatti, e per questo si chiama parl, che significa coppia. Infatti secondo la tradizione veniva preparato in occasione dei matrimoni, per cui la sua forma particolare significherebbe l'unione degli sposi. I depositari della ricetta madre sono i monaci della Val Venosta, che hanno recuperato l'antica ricetta di un gruppo di fornai dell'Alta Val Venosta e che producono piccoli pani con farina di segale, farina di farro e lievito madre. E nulla, poi qui di cui abbiamo parlato oggi, dove abbiamo visto appunto che il glutine rappresenta la base della farina stessa, i lieviti non dispongono dell'ambito di conutrizione. Andiamo mamma. Puoi chiudere l'audio, per favore? Aiuto! Paola Di Vito, sono sotto i bambini.
Ok, puoi andare Leonora. Che è più facilmente intaccabile, ma dalle fibre, quindi sarà una farina difficile da far lievitare, l'abbiamo detto, ma di questi segreti ci sono già stati abbastanza svelati. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona Pasqua. Ok, se c'è qualche domanda anche con questa tecnologia innovativa, giro. Proprio oggi. Qualcuno, se c'è qualche domanda per la dottoressa Di Pietro, non so, Michela, se tu la leggi. Allora, no vabbè, qua stanno salutando, allora qui c'è scritto da Paride Travaglini, si tende spesso a confondere la lievitazione con la maturazione, un'affermazione, non so se vuole Paride attivare il microfono, vuol chiedere qualcosa o vuole aggiungere qualcosa, lo può fare. Poi c'è Martina Panunzi che ti saluta, Eleonora. Ciao, dottoressa. Buongiorno a tutti, mi sentite? Ecco, sì, Paride, ti sentiamo. Purtroppo non ho la telecamera attiva perché c'ho un po' di problemi. Il tempo di maturazione dell'impasto, soprattutto in farine particolari, quant'è generalmente con questa miscela di farine? Chi l'ha provata? Io ancora non ho avuto questa, ancora non le ho provate. Qui magari ecco può rispondere Roberto. Roberto? Sì, ecco, sono qua. Il tempo di maturazione dell'impasto, il tempo, cioè non di lievitazione. Tempo di maturazione, come vi ho detto prima, dipende anche dalla percentuale di lievito e dalla temperatura dell'ambiente. Per maturazione si intende quando un impasto è pronto per essere infornato, perché se poi l'impasto, se si supera la maturazione, l'impasto tende poi a collassare in forno, perché quel palloncino che abbiamo visto prima si è gonfiato troppo. E quindi non tiene più il gas che c'è dentro quando poi entra in forno, praticamente la superficie si deteriora e fa uscire il gas e il pane, diciamo, invece di aumentare di volume ancora, addirittura diminuisce di volume in forno. Si collassa, va a collassare praticamente. Va a collassare. Quindi la differenza che c'è fra lievitazione e maturazione. La lievitazione è procedimento fermentativo per cui succede che quello che abbiamo carbonica. La maturazione è quando questo processo arriva al punto giusto. Penso, non so se sono stato, se può essere sufficiente come risposta. Quindi bene o male ci comportiamo come le altre. A me la matura, quando è matura è matura. Sì, sì. Prima no e dopo troppo, insomma, ecco questo. No, dico, ecco, con questo particolare tipo di miscele, l'unica cosa, cioè mentre con le farine normali te ne accorgi proprio, con questa miscela è facile vedere quando è il punto di infornare questo. Chiedo anche a Michela che comunque sia l'ha utilizzata. Forse Michela risponde. Sei in muto Michela. Ecco, non avevo messo il microfono. Scusate, non ho capito, ho sentito il mio nome ma non ho capito. Chiedevano Michela, allora al di là della lievitazione è il problema della maturazione, cioè il momento in cui il pane sta lievitando, arriva un momento in cui è maturo per essere messo in forno, che non deve essere né troppo presto né troppo tardi. Ecco, come fai a sostanzialmente come si può riconoscere facilmente
questo momento, così siamo sicuri di poter mettere il pane in forno senza correre questo rischio? Allora, io dico di mia esperienza, cioè da casalinga, quindi non da professionista. Io di solito vedo dopo 3 ore che ha raggiunto la lievitazione, il massimo della lievitazione. Avevo tentato in passato con altre farine, non questa perché non era ancora in commercio, avevo tentato di fare la lievitazione tutta la notte, la mattina dopo mi sono trovata tutto afflosciato. Io solitamente faccio le 3 ore, però meglio di me sicuramente possono rispondere loro di spiga, perché sinceramente, ecco, io utilizzo le 3 ore e a me riesce bene, ecco. Ma scusa, le 3 ore con il quantitativo di lievito che suggeriamo noi o con meno lievito? Io metto praticamente una bustina di lievito per 0,5 chilo di farina, faccio questa lievitazione e tengo 3 ore col forno spento, la luce accesa. Ha una temperatura, diciamo, ambiente di, sarà 20 gradi, no? Forse anche qualcosina di più, perché si scalda molto, dopo si crea proprio il calore all'interno, si fa anche proprio sulla porta del forno la condensa. E questa è la mia esperienza personale, ma proprio delle mie prove che faccio, ecco. Per capire, la casalinga, quando è matura, diciamo che il consiglio è quello di, poi lo si impara un po' facendo un po' di prove, ma diciamo, detto, tento di dirlo in 2 parole, quando diciamo il volume è quasi raddoppiato, anche se un po' meno di raddoppiato, soprattutto su questo prodotto, su questo pane, non raddoppierà mai, credo, insomma, a meno che non sia impastato perfettamente con... E quando, tastando la superficie dell'impasto, l'impasto è morbido, lo si sente che, diciamo, lo si può schiacciare un pochino, ma poi torna su. Non so, empirica, diciamo, un consiglio empirico. Poi, facendolo magari qualche volta, si capisce meglio, ci si fa più la mano, però come quello che posso dire è appunto che di provare a tastare dopo appunto le 2-3 ore, tastare, e se l'impasto è morbido ma torna su, vuol dire che è maturo. Anche nel video. Qualcuno chiede, anzi Martina chiede, Martina chiede se è possibile unire la semola o due tipi insieme alla farina integrale, oppure comunque 2 tipi di farina per fare il pane. Sì, certo, pane non il pane locale, il pane normale. Pane normale, sì. Certo, si può fare tutte le viscele che si vuole. Cioè, no, nel senso, cos'è che chiedesse, la farina, diciamo, di frumento e semola? Integrale con semola. Sì, integrale con semola. Sì, si può, certo. Anzi, molti pani sono fatti con miscele di farine diverse. Guarda, che prima... ricette che poi ognuno fa... Sì, la risposta è sì. Poi qui magari ecco anche a Eleonora, se visto la sua grande esperienza nel mondo della chetogenesi, e anche a voi Roberto, farine per la pasticceria, quindi farine specifiche chetogeniche. Se vuoi rispondere prima tu, Roberto. Beh, farine, si parla sempre di miscele di, diciamo, di dove ci sono dentro alcuni tanti ingredienti. Comunque il pane, anche il più semplice, è una miscela di ingredienti, perché anche il pane, come diceva prima la dottoressa, pane comune è comunque farina, lievito, sale e acqua. E quindi è comunque una miscela. Farine per i dolci, noi abbiamo dei preparati per fare abbiamo 2 preparati per fare dei dolci, delle specie di
delle torte, però sono al 17%, quindi sì, non sono proprio keto. Cioè, anche perché poi nei dolci ci vanno dentro tanti ingredienti, e quindi diciamo che credo che il problema principale dei dolci sia renderli dolci, appunto, perché non potendo usare zucchero, il problema è quello, si possono usare dei sostituti dello zucchero, tipo, come diceva prima, per fare l'eritritolo. Il panettone, l'eritritolo, piuttosto, l'eritritolo. Ma Michela l'ha fatti dei dolci, secondo me, anche la nostra miscela. Michela. Sei muto, Michela. Michela. Michela, sei muto. Non si sente. No, intanto vado avanti con un'altra domanda e poi eccola. Eccomi, no scusate, stavo parlando col dottor Cherubino, però non riesce a collegarsi più. cos'è che stavate parlando dei dolci? Mi pare sì. Tu avessi fatto dei dolci anche con il nostro preparato. Allora, io l'unica cosa dolce che ho fatto le fette biscottate, che le ho fatte aggiungendo l'eritritolo, facendo praticamente il classico pane a cassetta, l'ho tagliato e poi l'ho fatto tostare mettendo l'eritritolo. Diciamo che come farina, cioè, secondo me è più adatta per i salati come gusto, eccetera, con i dolci... È un pochettino, penso, un po' più difficoltoso come gusto, ecco, non tanto di riuscita, perché io ho fatto anche i muffin salati, quindi basterebbe metterci degli ingredienti dolci, però, ecco, anche i vostri preparati, sì, sarebbero più indicati per una low carb che una keto. Infatti mi ricordo che avevamo parlato per telefono. Sì, perché avete... il 17% comunque di... È un po' alta per la keto, perché appunto giustamente, a parte aggiungendosi anche altri ingredienti o anche se si usa solo preparato, però già 17 è un po' alto per noi. Magari sono riuscita ad abbassarlo. Stiamo pensando di fare altri... Lo studio di quei signori che abbiamo visto prima, studiano continuamente delle cose nuove e magari ci si avvicina. Diciamo che il concetto che noi abbiamo, noi insomma il gruppo, quel network di cui abbiamo parlato prima, è noi partiamo da prodotti da forno e non, però diciamo principalmente prodotti da forno, possono essere salati soprattutto, ma anche dolci, che hanno una qualità, diciamo, di gusto, sono buoni. E da lì vediamo di arrivare il più in là possibile degli elementi nutrizionali che vadano in una certa direzione. Quindi noi partiamo da un'esperienza di prodotti classici. Noi abbiamo nella nostra gamma abbiamo tante miscele di prodotti, pani normali, pani multicereali, pane mais e girasole, pane che sono prodotti di qualità, sono prodotti buoni, che mangiarli sono buoni. Quello che tentiamo di fare è, e che a volte ci si riesce, a volte ci vuole più tempo, di fare dei per esempio nel caso del low carb, fare un pane che sia comunque buono, che però abbia delle caratteristiche nutrizionali particolari. Sui dolci magari ci arriveremo, anzi probabilmente ci arriveremo, per ora non siamo ancora arrivati, però Con calma. Bene, però ecco, sul mercato comunque esistono delle farine, ci sono delle farine idonee per fare dei dolci. Sì, anche la classica farina di mandorle, perfetto. Cioè la farina di mandorle la puoi utilizzare a fare torte, biscotti, qualsiasi cosa, ecco. Sì, bisogna vedere poi se sta insieme il tutto. Se. Ecco, dopo ovvio la lievitazione della farina di mandorle è quella che è, quindi purtroppo... Dipende anche dai dolci che si vogliono fare, si vuole fare una come si chiama, una pasta frolla, un pan di Spagna, una sacher, non so, dipende da... Dipende, cioè i dolci sono molto, sono molto differenti. Beh certo. Si vuole fare un panettone, appunto, cioè sono tutte cose molto differenti. Quindi non è una farina per fare
tutto. Però tu, beh, sì, diventa difficoltoso. Chiedono anche riguardo la maturazione: se creando una fossetta col dito questa torna su in fretta, l'impasto non è maturo, se invece torna su lentamente, è pronto. Confermate? Dunque, se torna su rapidamente. Non... Allora, se torna in fretta, allora aspetta, se torna su in fretta non è maturo. Se torna su lentamente invece è maturo. È un'affermazione che è stata fatta. Beh, no, perché se non è maturo la fossetta non dovrebbe tornare su, anzi dovrebbe rimanere giù. Sinceramente... Vabbè, sarà l'incontrario, al contrario. Secondo me l'incontrario, però adesso non vorrei... No, però una cosa importante... Mettiamo in crisi l'esperto. Secondo la mia esperienza dovrebbe essere il contrario. Poi magari chi ha fatto questa domanda invece ne sa più di noi, non lo so. Una cosa importante però che volevo dire è sul pane, torniamo al pane, che di non tagliare la superficie prima di infornare come si fa normalmente, anche con l'esempio che abbiamo visto con la GIF del pane che viene... Cioè che c'è un taglio perché comunque dentro, se no, sì, se no, cioè siccome c'è appunto questa quando va in forno si alza molto, se non gli si fa il taglio rischia di scoppiare tutte le parti, un po' come quando si fa il taglio con le castagne per quando si mettono in forno. Almeno il taglio gli dà una direzione in questo sviluppo, in questo... Però ecco, invece per il pane low carb, per tutta una serie di motivi che abbiamo visto prima, è meglio non fare taglio, perché sennò rischia che il palloncino si gonfi e dopo collassi. Invece qui rimane tutto, si alza un po', ma non troppo, però rimane. Rimane bello. Se si alza e poi crolla. Chiedono anche, ma potrebbe valere la pena fare la doppia lievitazione? Far lievitare in ciotola, fare le pieghe, dare la forma, far lievitare di nuovo ed infornare? Sì, si può fare, anzi, probabilmente viene meglio. Cioè, diamogli darle, lo si lascia lievitare un po', poi gli si dà, quello che si dice tecnicamente dare forza all'impasto, cioè lo si ripiega, si lavora un po' ancora con le mani, in modo che quello che è già stato, diciamo, lievitato si stringe meglio e poi si ritorna all'azione. È una cosa buona, è una cosa che migliora sicuramente. Vediamo qua, qua chiedono il link. Ecco Fabrizio, semmai dopo se puoi rimettere per favore il link. Sì, sì, no, poi do, prima di salutarci gli do tutte quante le indicazioni e spiego tutto. Se lo anche, sono perso. Ho visto e ho letto che qualcuno sta andando via. Comunque tutte le indicazioni poi vengono messe sul sito dell'associazione Eupraxia. Sì, poi io li condividerò tra i vari gruppi, eccetera, e quindi... Trovate tutto. Chiedono ancora, seconda lievitazione, si può fare in frigo? In frigo no, cioè in frigo quando si fa una lievitazione molto lunga, tipo 12-24 ore, è meglio farla in frigo. Una parte, almeno poi dopo farne anche una parte e anche farla fuori. Però in questo caso, per questo tipo di pane, il frigo, diciamo già il lievito fa, anche se mettiamo il lievito di birra che è un lievito forte, però fa un po' fatica già. Se lo mettiamo in frigo rischia di fare ancora più fatica. E direi che non è, io non lo consiglierei. Dopodiché una lievitazione molto lunga, diciamo così, che è un pane molto semplice, fatto con una farina e poco altro, la lievitazione lunga gli dà un sapore molto particolare, perché durante la lievitazione prima si sviluppano tutta una serie di aromi, di gusti e di strutture, e quindi una lievitazione anche in frigo, però su un impasto diciamo leggero, in cui il lievito fa meno fatica, allora questo è consigliabile. Mentre invece su questo pane low carb, che è un pane un po' insomma particolare che fa fatica, io non la farei la lievitazione in frigo.
anche perché comunque la vitesa in frigo va poi fatta anche fuori dal frigo, nel senso che magari la si mette in frigo per una notte, poi però bisogna tirarla fuori e lasciarla altre due ore fuori perché l'impasto si riprenda e cominci a crescere, faccia la crescita finale, diciamo. Ci sono delle tecniche comunque molto, soprattutto in Francia, sono molto bravi su queste fermentazioni lunghe in frigo, fuori dal frigo. Le baguette sono fatte con un sistema più o meno del genere, insomma. Una parte di lievitazione in frigo e una parte invece fuori. Le baguette fatte bene quando sono buone, insomma. Poi chiedono, si può fare la focaccia in padella, tipo la focaccia barese? Oddio, aspetta, mi è andato via. Tipo la focaccia barese con lievito istantaneo? Lievito istantaneo, quello che si mette, ficca subito in forno. Per dolci, lievito che non ha una fermentazione, è semplicemente... Ma c'è anche, io l'ho usato in passato, come che si chiama, proprio della Pane Angeli, ma non per i dolci, proprio per i salati, per piadine, pizze, proprio lo metti e lo ficchi subito in forno. Sì. Con sì, queste farine, pensi che... Secondo me non è consigliabile perché comunque un po' di fermentazione gli degrada un po' di tutto questo carico che hanno e soprattutto sì, diciamo che nei prodotti che normalmente sono fermentati come lo è anche la focaccia, io personalmente non lo consiglierei di fare il lievito istantaneo. Io l'ho provato in passato anche con altre farine, ma cambia anche il sapore proprio perché quello che dà il sapore è la fermentazione, ma quella perché sono le fermentazioni che danno qualcuno ha il microfono acceso? Ok. Diciamo che in un pan di Spagna dolce il sapore viene dato dagli ingredienti, dallo zucchero, sì, dalle uova, dalle creme che ci sono dentro, così. Nel pane il sapore viene dato dalla fermentazione. Ma infatti per la legge italiana un panificio non può fare pane con lievito istantaneo, non è consentito. Il pane, come diceva prima la dottoressa Di Pietro, va fatto con appunto un impasto e con lievito di birra o lievito madre o lievito di lipo, ma comunque che abbia qualcosa che fermenta, deve essere fermentato il pane, non deve essere gonfiato. Certo. Poi chiedono se è possibile fare una farina fine, cioè quei semi tritati, cioè siccome la vostra farina ci sono dentro i semi, si possono tritare secondo voi e... Sì, si possono tritare, si possono setacciare e eventualmente adesso magari stiamo vedendo anche magari di fare anche una farina senza semi per sì, ne abbiamo bianco, ne abbiamo già una che diamo per delle applicazioni professionali e di fare una farina più chiara senza semi per altre applicazioni tipo la pizza, ecco. Lì certo. Il problema è che il fatto che abbia dentro semi, abbia dentro tanti ingredienti, riesce a essere, non essere troppo gommoso, perché il problema del mettere molte proteine e quindi molto glutine, il glutine è come una gomma, è come un... Infatti nel pane low carb c'è una parte di glutine, ma le proteine sono portate anche dai lupini e dalla soia. Se noi togliamo i lupini, la soia, i semi, rimane molto glutine, e rischia che diventi qualche cosa di molto gommoso. Certo. E faceva notare Silvia Messina che se comunque si tritano i semi e si setacciano, cambiano anche i valori nutrizionali della farina, comunque i carboidrati, perché se vado a togliere i semi o anche nel tritarli dovrebbe anche un po' variare, giusto? Beh, tritandoli e rimettendoli dentro, non, teoricamente no, non dovrebbero cambiare. Però se io li tolgo... Togliendoli, sì, perché sì. Si toglie una parte, diciamo, soprattutto di grassi e anche di proteine. Ecco. E non invece una parte amidacea, e quindi rimane
più parte amidacea, che è data dalla farina integrale che c'è dentro e dal malto e da che cosa, non mi ricordo, comunque insomma. Ci sono tre ingredienti che portano. Sì, comunque stai tacciando la farina, come faceva notare adesso qua persona Martina, aspetta mi sembra, sì, Martina Panunzi, e come ho fatto anch'io per fare la pasta, poi io i semi li ho usati a fare i cracker. Semi che sono avanzati appunto dalla farina con l'albume, ho messo in forno e mi sono usciti i cracker. Quindi si possono comunque riutilizzare se non volete usare, c'è il problema di accettare i semi nella farina. Poi vedo se un po' di domande, ma io non le leggo. Te le sto leggendo io tutte. Non cambio l'assimilazione. Dopo c'è Alessandro Arnone che appunto stava precisando l'affermazione di prima, cioè la maturazione è il tempo necessario a trasformare una parte delle sostanze complesse in sostanze più semplici e digeribili dal nostro corpo. In pratica facilita il compito dello stomaco che dovrebbe fare da zero questa operazione. Confermo il discorso della fossetta che torna su. Io inforno quando resta solo una leggera impronta. Nella mia esperienza di chef, ma è solo personale, naturalmente. Beh, è una buona... Sì, sì, è condiviso. Adesso Alessandro, se vuoi intervenire, nessun problema, attiva il microfono, e dato che sei del mestiere, se hai qualche domanda, chiedi pure. Magari qualcuno può fare anche una domanda a lui, visto che comunque è del mestiere ed è una persona che è competente in materia. Certo, quindi chi vuole intervenire lo faccia pure. E quindi sempre Alessandro faceva notare, se tacciando i semi aumenta la percentuale di carboidrati, tritandoli aumenta la fibra sfruttabile, quindi forse può convenire. Comunque è rientrato anche il dottor Di Lorenzo, se c'è anche qualche domanda. Ma sta in auto, è in macchina. Se collega, avevo problemi, se è collegato col telefono, mi sa che è in auto. Ah, è senza microfono Alessandro, quindi non riesce a intervenire a voce. E la dottoressa Di Pietro, volete fare delle domande ad Alessandro o sempre a Spiga, Eleonora che è riuscita a entrare, Eleonora finalmente, sì, dopo ce l'aveva fatta, quindi se avete anche delle domande Eleonora sono fermato, se volete. Ah, si è fermato, ecco, c'è il dottor Di Lorenzo, si è fermato, può rispondere se avete qualche domanda. Ah, qui chiedeva Alda perché è entrata in ritardo, lavorare l'impasto con le mani o in ciotola comporta risultati diversi che utilizzare l'impastatrice? È entrata in ritardo, quindi non ha sentito il discorso, se vogliamo ripeterlo. Allora, sono entrata a lavorare l'impasto con le mani o in ciotola comporta risultati diversi che utilizzare l'impastatrice. Quindi... Allora, io lavorare... O in ciotola, si intende con le mani? Sempre a mano, sempre, sì. Sempre a mano. Sono dentro la ciotola. Sì. Sono dentro la ciotola. Ma dentro la ciotola è più faticoso, nel senso che una volta che diciamo l'impasto ha preso, si è incordato, come dire, è meglio impastarlo su una superficie, perché si riesce a fare più forza. Usando l'impastatrice, come abbiamo detto prima, viene meglio, perché l'impastatrice ha più forza e... Impastandolo con le mani, io consiglio è di cominciare a impastarlo, poi magari lasciarlo lì un po' di tempo, intanto riposarsi un po' perché le mani, e poi riprendere l'impasto e fare questa operazione magari due o tre volte finché l'impasto diventa più plastico e più omogeneo. Insomma. E il tempo, lasciarlo lì a riposare gli fa bene, insomma, oltre che fare bene anche alle proprie mani. Insomma. Ci si riposa. E tutte e due, ci si riposa tutte e due. E come ogni tanto ci si prende una pausa. Ti vengono i crampi alle mani, infatti io ho rinunciato a impastare a mano perché è un dramma.
Niente, avete delle domande per qualcuno? Qui ci stanno salutando, qualcuno deve andare. Intanto saluto chi sta, se ne sta andando. Grazie per aver partecipato. Vediamo, c'è un altro messaggio. No, sempre di saluti. Fabrizio, vuoi rimettere il link per... Allora, sì, io rimetto... Canso? Sì, allora... Perché tra l'altro chiedevano qua in chat, Fabrizio, che hanno nel collegarsi a quel link, richiedono anche il nome, aspetta che mo te lo vado a tirare fuori. A questo link qui, io non mi sono collegato, però è chiaro. Chiedono nome e cognome e nome e cognome del paziente o anche del nutrizionista, mi dicevano. No. Allora, questo... qui, essendo un link dedicato, non dovrebbero chiedere questi dati. Collegata Sabina, magari lo c'era collegata Sabina di Canso, magari lei lo riesce a darci una mano. Non so, un link che va direttamente a Canso? Sì, va direttamente a Canso. È chiaro che bisogna mettere i propri dati per un semplice motivo, altrimenti non potrebbero... Ecco, chiede il medico e l'ambulatorio. Sabine, non so se Sabina ancora... Ci sono. Ecco, sto aspettando. Ciao Sabina. Ciao, allora, ciao Michele, ciao Fabrizio, ciao a tutti. Ciao. Allora, aspettate, metto la videocamera così almeno mi vedete. Ok, ciao a tutti. Allora, questo è un form di registrazione dove sono obbligatori i dati del paziente o comunque del consumatore che utilizza prodotti per la dieta chetogenica. È inserito il centro metabolico ospedale, ma perché è una forma di registrazione un po' standard. Ovviamente in questo caso potete inserire nutrizionista privato, senza mettere nessun nome ovviamente, ma se indicare nutrizionista privato, e poi è importante indicare l'indirizzo di residenza o di domicilio, perché la Canso Box verrà spedita direttamente a casa del partecipante, e ovviamente gratuita, e quindi bisogna appunto indicare i campi, diciamo, obbligatori. Ci sarà da mettere, cliccare su, poi alla fine invia, e comparirà la scritta grazie per la registrazione. Il link appunto poi voi lo condividerete appunto sulla pagina di Eupraxia, e se mai avrà una durata il link, almeno fino al sabato 3 aprile, per dare tempo a tutti quanti di poter poi registrarsi, e poi dopo Pasqua le persone che si sono registrate verranno solo contattate solo per aver conferma dei dati, perché a volte semmai si scrive una A al posto di una B, quindi per avere conferma dei dati, visto che faremo le spedizioni direttamente a casa del consumatore, quindi è solo per appunto maggiore sicurezza. Quindi allora si può evitare di scrivere il nome dell'ambulatorio? Sì, basta scrivere nutrizionista privato, perché questo è un form di registrazione che noi usiamo. Questi problemi, perché qua scrivono, c'è scritto ambulatorio ospedale, è obbligatorio. No, basta che si scriva nutrizionista privato, cioè è un campo obbligatorio come campo, perché è una registrazione che a noi serve per differenziare, diciamo, la tipologia di consumatore, visto che i prodotti e gli alimenti sono dati interna, ma basta scrivere nutrizionista privato e va bene così. Ok, grazie mille. Sai che cosa c'è nel box, che a me continuano a chiedere che prodotti? Quello, facciamo a sorpresa. Una sorpresa. Sicuramente, vabbè, sono al Canso dell'IMCT Box, quindi ci saranno le creme spalmabili, cream, tomato e champignon, quindi salate,
e la cioccolata dell'IMCT Cacao Bar, la barretta da 100 grammi, e questo sarà in tutti i box, saranno richiesti, e metteremo anche però lì su esaurimento scorte, perché abbiamo dei nuovi prodotti di cui stiamo aspettando la registrazione ministeriale, quindi abbiamo un po' di scorte per quello, però non so se riesco a rispondere a... Ho visto che erano più di 100 partecipanti, quindi sicuramente ai 100 partecipanti, comunque chi si registrerà al link, avrà la box dell'IMCT box con appunto le creme spalmabili e la cioccolata. E poi a fine esaurimento scorte anche dei campioncini, dei nuovi prodotti, che sono dei biscotti, sempre al cioccolato, e una Nutella chetogenica. Ecco, però quello non so se potrò farli arrivare a tutti, perché gli è esaurimento scorte, visto che è un prodotto che non è ancora in commercio. Ecco, sì, io avevo pubblicato sul mio gruppo, avevo fatto vedere i prodotti che, ecco, e quindi qualcuno, è anche quelli lì che avete visto, e anche la Nutellina avevo messo, e quindi ovviamente si iscrivono e ce l'hanno. Sicuramente oltre ai prodotti ci sarà anche il compendio prodotti con le, diciamo, la scheda tecnica con i valori nutrizionali, certo. E poi per le ricette ovviamente fate affidamento a Michela, che lei ha già iniziato. Sto aspettando che vadano in commercio poi. Esatto, comunque per quelle spalmabili ci sono già alcune ricette, quindi per quello poi chiedete ovviamente a Michela. Allora, io volevo chiarire soltanto un paio di cose. Grazie a te, Sabrina, grazie mille. Volevo soltanto, ecco, chiarire un paio di cose. Quando Sabrina ha detto non sono in commercio, significa che loro non è che il prodotto non può essere dato, non può essere venduto, è semplicemente perché quelli saranno prodotti che avranno anche essere registrati come prodotti ai fini medici speciali, alimenti ai fini medici speciali, è solo quello che manca, ecco per quale motivo, però sono prodotti. Astero, hai l'audio aperto. Perfetto, poi io rispondo a qualche domanda che mi è stata fatta in privato, perché qualcuno mi chiedeva, ma Canso che azienda è? Sabrina, se vuoi dirlo tu, altrimenti dico io che Canso è un'azienda che fa parte di un gruppo, forse è meglio che lo dici tu. Allora, Canso è il brand appunto dei prodotti con ricchi di MCT, quindi per una dieta chetogenica arricchita con MCT, e fa parte della famiglia dell'azienda Dr. Char. L'azienda Dr. Char è molto conosciuta per gli alimenti senza glutine, e quindi sicuramente la conoscerete sicuramente. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande, non ci sono domande neanche per il dottor Di Lorenzo e per la dottoressa Di Pietro. Robby, se vuoi fare un saluto tu, così poi facciamo fare il saluto a Michela, io do le ultime indicazioni e ci salutiamo e ci facciamo gli auguri. Sì, niente, io sono contentissimo di questa enorme partecipazione. Abbiamo avuto problemi di eccesso di iscritti, purtroppo, mi dispiace, in tanti mi hanno scritto chiedendomi come mai non sono riuscito a entrare. La registrazione verrà comunque data, quindi non abbiate paura. E la prossima volta, come diceva Fabrizio, cercheremo di organizzarci per poter far entrare ancora più persone. Non pensavamo di arrivare sinceramente a saturare i 100 posti, quindi chiediamo scusa per il disguido, e la prossima volta sarà qualcosa di ancora migliore sicuramente. Buona Pasqua a tutti voi, e ci teniamo in contatto, perché continueremo a fare cose che spero incontrino i vostri, diciamo, desiderata, e scriveteci sempre, scriveteci tanto, perché siete voi che ci dite cosa dobbiamo fare, quindi spero che questa interattività continui sempre, sempre, sempre. Allora, buona Pasqua a tutti, e ripasso la parola a Fabrizio. Ok, Michela, credo che tu, che sei
la parte più importante dei Keto Raduno, che faccia degli auguri e poi saluto gli ospiti e do le ultime indicazioni per i pacchi e per i prossimi. Niente, io vi faccio semplicemente buona Pasqua, è stato un piacere rivedervi e spero veramente di riuscire a rivedervi tutti fisicamente, ritornare ad impastare insieme magari con la farina spiga, con i prodotti di Canso. E ritrovare a mangiare insieme, a ridere e scherzare, nell'attesa vediamoci tramite PC, accontentiamoci così. Comunque è stato un piacere, grazie mille, cercheremo comunque di organizzarne degli altri, dato che abbiamo visto, e questa volta aumenteremo il numero, che adesso devo rispondere a tutti i commenti e i messaggi che mi sono stati mandati minatori, dato che non si sono riusciti a collegare, glieli giro tutti a Fabrizio. No, sì, scherzo. Io devo rispondere già a quei miei. Sì, ma guarda Fabrizio, c'ho il telefono qua che... vibra. Benissimo, voi non potete immaginare il grande piacere di avervi visto, qualcuno per la prima volta, qualche altro averlo rivisto. Nel mio schermo vedo solo 4-5 persone, non vedo tutti, però una per tutti, Lina, che sto vedendo, saluta anche tuo marito, eccolo qua, che questa volta purtroppo la sua poesia non abbiamo potuto sentirla, però questi appuntamenti speriamo di ritornare, come diceva Michela, a rifarli dal vivo il prima possibile. Comunque ne faremo altri anche online. Andremo a parlare di altri argomenti e intanto ringrazio Livia, ringrazio Roberto per la partecipazione e i preziosi consigli e per la disponibilità, ringrazio Sabina lo stesso per la loro disponibilità, il dottor Di Lorenzo, la dottoressa Di Pietro che sempre puntuale ci spiega sempre tutto sull'olio, sul vino, sul pane, è sempre molto molto attenta e per ultimo, ma non perché ultima, ma perché sicuramente è veramente il cuore di questi raduno, sono orgoglioso e contento di veramente salutare Michela. Grazie. E quindi io vi rimando al nostro sito, però vi dico da lunedì troverete sia il link per quanto riguarda la registrazione a Canso e sia le indicazioni e il link per quanto riguarda i prodotti Spiga Home. Ok? Un saluto a tutti e buona Pasqua e a vederci presto. Ciao. Ciao, buona Pasqua, ciao a tutti. Ciao, ciao. 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 Buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao, grazie, grazie. Auguri, buona Pasqua e buone proprio con queste farine allora, con questi prodotti. Buona Pasqua a tutti. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao, grazie. Buon pane e buona Pasqua a tutti. Ciao Lina. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.